Ciao a tutti! Dopo il grandissimo e inaspettato successo del primo appuntamento di Cuciniamo Insieme, dove abbiamo fatto la torta di mele, oggi ci troviamo per il secondo appuntamento, dove vi propongo una mia ricetta però salata. E quindi oggi faremo insieme la pizza. E io seguo una ricetta di una signora sarda che me la diede tanti tanti anni fa, continuo a ripetere la stessa perché pare che insomma il successo continua ad esserci e quindi voglio condividerla con voi. Allora, per fare la pizza insieme vi serviranno 500 g di farina. Ovviamente la 00, io vi raccomando di utilizzare la Spadoni, questa con le righe azzurre, perché se per caso ne utilizzate un'altra, io ho provato in casi di emergenza, ma il risultato non è lo stesso. Se non avete questa, può andare bene quella della Barilla, sempre 00. Poi vi servirà un cubetto di lievito di birra. Quando ce l'avete fresco va benissimo il cubetto. Se non lo avete in casa vi raccomando questa bustina del Mastro Fornaio, che è sempre appunto lievito di birra, infatti vedrete che ha quel colore beige, che dà lo stesso risultato. Poi vi servirà ovviamente dell'acqua, mi raccomando utilizzatela calda, perché aiuta con la lievitazione. Mamma, ascolta, Anche la Fre. Anche la Fre, ciao Fre! Allora, dimenticavo, di conseguenza vi serviranno 2 cucchiaini di sale fino e 1 cucchiaino di zucchero. Ho dimenticato la parte fondamentale, che è l'olio extravergine d'oliva. Ecco qua. Allora, io mi aiuto con la mia ovviamente preziosissima planetaria. Una volta andavo a mano, ma adesso con questa è molto più semplice. Quindi, nella ciotola della planetaria mettiamo innanzitutto la farina. Ora nel contenitore dove c'era la farina mettete il cubetto di lievito di birra, lo fate leggermente sciogliere con un po' d'acqua calda e lo mettete mescolate. C'è la Laura. Ciao Laura! Anche Elena. Anche Andrea. Benissimo. Tutti a fare la pizza oggi, insomma. Vabbè, domenica ci sta. Si è sciolto. Sciolto tutto per bene. Ok, bene. Quando si è sciolto tutto lo mettete all'interno della planetaria insieme alla farina. Poi vi ricordo quindi di aggiungere 1 cucchiaino di zucchero e uno
e due cucchiaini di sale. Qua lo stesso. Prendete l'olio extravergine di oliva. Allora, qua non c'è una misura particolare. Io vado un po' ad occhio, quindi so, fate due giri di olio. Dopodiché si prende. Per chi non ha la planetaria lo fa a mano, comincia mano a mano ad impastare. Con la planetaria per noi è un po' più facile. Ma Fre, dice, sta a vedere Sara che riesco pure Ma sì che ce la fai anche tu. È molto molto semplice. La fai anche te, Fra. Mettiti lì con Brando e la Diletta. E li fai giocare intanto impasti. Ora, man mano che va avanti, cominciate a versare l'acqua, sempre calda, mi raccomando. Piano piano vedrete che viene incorporata tutta la farina. Adesso si sta cominciando a formare. L'impasto che dovete ottenere è un impasto compatto, sì, elastico soprattutto, e la superficie diventa liscia. C'è ancora la farina in fondo, quindi serve altra acqua. L'acqua più o meno per mezzo litro, mezzo chilo di farina, è sicuramente un 300 ml di acqua, più o meno. Io aumento la velocità. Ne ho messa troppa. Ho messo troppa acqua. Quindi devo assolutamente aggiungere un po' di farina. Spingiamo piano piano. Vi faccio vedere. Lo riconoscete se avete la planetaria, perché lei praticamente è come se impastando si pulisse proprio la ciotola. Con le mani poi ve ne accorgete molto meglio. Secondo me è a posto. Vediamo. Secondo me sì. La prova è questa. Praticamente quando infilate un dito, il dito dovrebbe quasi rimanere pulito. Secondo me è pronta. Quindi alzo, mi aiuto con una spatola, a farlo scendere. Questo impasto va bene anche se decidete di fare non la pizza, ma una semplice focaccia con i pomodorini, per esempio, col rosmarino, col sale grosso, quella che più vi piace. Quando secondo voi l'impasto è abbastanza
morbido per essere lavorato, lo fate scendere dalla Fai la prova col dito, mo. Così. Dovrebbe rimanere così, morbido. Poi, se volete, lo lavorate un attimo. Con le mani, poi uno dei trucchi che mi insegnò questa signora era quello di sbatterlo diverse volte, 3 o 4, insomma. Sulla superficie che adesso io ho usato il tagliere, ma può essere anche il piano da lavoro, per attivare il lievito. Ora qui avete due opportunità: o decidete di metterlo all'interno di una ciotola, coprirlo con un burrasso e lasciarlo lievitare. La lievitazione è comunque almeno di 3 ore, oppure potete fare come faccio io. O evitare di toccarlo nuovamente e un po' andare a perdere quello che era il volume della lievitazione, lo stendo direttamente nella teglia dove poi semplicemente quando è il momento la vado a farcire. Quindi io prendo la mia teglia, metto un filo di olio. Mi aiuto con uno Scottex per ungere bene tutta la teglia. Poi di conseguenza mi aiuto un pochino con il mattarello. Adesso, avevo preso questo ma è troppo piccolo e quindi arrivo che prendo l'altro. Cominciamo a stendere un po' l'impasto e a lavorarlo. Se avete delle domande, anche se è abbastanza semplice, vi rispondo. Poi ovviamente vi farò vedere il prodotto finito nelle foto, perché come vi dicevo, per questo impasto occorre almeno una lievitazione di 2-3 ore, più rimane e meglio è, ma in casa adesso con i riscaldamenti accesi e con questa temperatura vedrete che anche mentre lo lavorate e lo riprendete, lo mettete nella teglia, lui già ha iniziato il processo di lievitazione. Per questo che vi dico, meglio a questo punto che meglio a questo punto che state, come posso dire, meglio a questo punto, che lo mettete direttamente nella teglia in modo che poi non lo toccate più. Un attimo solo che adesso ovviamente io l'ho steso un po', ma poi bisogna andare con le mani a lavorarlo.
deve essere proprio perfetto, cioè è una pizza fatta in casa. Ok, quindi con mezzo chilo di farina vi viene più o meno un impasto di una teglia che è la misura della placca del forno. Poi, ok, bene, allora dopo che l'abbiamo tutta stesa, non deve essere uniforme perché è una pizza fatta in casa, quindi è bello che ci si vedano anche quasi le impronte della stesura. Io niente, adesso per comodità, per non prenderci contro, niente, la metto dentro al forno spento, la lascio 3 ore, ora sono le 3:30, comunque per l'ora di cena la preparo. Quindi quando sono le 6:30 cominciate a farcirla come più volete. Noi faremo una classica pizza margherita. Se volete fare la ricetta della focaccia con i pomodorini, come vi dicevo, quando avete steso così la base, dovete innanzitutto ribagnarla con l'olio, ma proprio bagnata, 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 che quasi c'è uno strato d'olio sopra. Ci mettete infilati i pomodorini tagliati a spicchi o a rondelle o come preferite e gli mettete una manciata di sale grosso. Dopodiché la potete già direttamente mettere in forno perché in realtà il lievito agisce subito. Se no aspettate un'oretta e poi dopo lo fate. Questa è una ricetta per magari una merenda o un aperitivo. Noi faremo la pizza. Io ho finito, vi ringrazio di aver seguito anche quest'altro appuntamento, spero vi sia piaciuto. E mi auguro che ci sarete anche per i prossimi, che ancora non so che cosa farò. Anzi, se avete dei suggerimenti o delle richieste particolari, sono disponibile. Io mi organizzo e volentieri cucino insieme a voi. Grazie, ciao a tutti, buona domenica!